sindacati tenuti fuori dall'azienda. Parliamo dell'Accor Phoenix e la denuncia arriva dalla UIL. L'azienda, che di recente ha aperto le sue porte alla stampa per Officina L'Aquila, ha una storia lunga e travagliata, hanno ricordato i sindacalisti. Un progetto partito nel marzo 2016, quando ci siamo accorti, hanno detto i presenti, che il gruppo dirigenziale non era in grado di portare avanti una buona politica industriale. Poi le note vicende giudiziarie che ci hanno dato ragione. Non conosciamo il piano industriale. La UIL aveva chiesto un cambiamento, culminato con il passo indietro dell'ingegner Ravit e la nomina di Giuseppe Carrella alla presidenza. Quello che non ci convince, dunque, ci tende a precisare che noi siamo felicissimi nell'assunzione, perché questo volevamo, anzi ancora di più. Il problema è che questa azienda ha preso un atteggiamento ultimamente da luglio, dove il sindacato, non riusciamo a capire il motivo, non lo convoca, non ci vuole parlare, abbiamo richiesto l'incontro. Quando leggiamo sui giornali dichiarazioni da parte del dottor Bardarelli, iniziata la produzione, stiamo facendo quello, quell'altro, entrano giornalisti, entrano sindaci, ex sindaci, entra tutti a vedere. Noi non sappiamo neanche i macchinari, perché noi non ci hanno mai convocati, e questa è una cosa che dispiace, perché il sindacato, il mio sindacato in modo particolare, ha sempre avuto un atteggiamento positivo nei confronti di questo progetto, perché continua a dire l'unico progetto che avevamo. Viva Dio, anzi questa azienda, devo dire la verità, è una delle poche aziende che riprende operai di una certa età, perché sennò sarebbero veramente carne da macello, perché non li vuole nessuno. Però ultimamente ha preso un atteggiamento che noi non riusciamo a spiegare qual è il motivo, perché noi ci tengono fuori da tutto quello che è la vita e il futuro di questa azienda. 30 assunzioni e ci siamo, dicono i sindacati, ne siamo ben contenti, anche perché si tratta, non tutti, di lavoratori ripresi dall'ex polo elettronico, ma anche sulle cifre a regime completo c'è un po' di confusione e ancora, si chiedono i sindacati, lì dentro chi comanda veramente? L'ultimo incontro che abbiamo fatto, il dottor Bardarelli parlava di 80 persone. Un altro incontro l'ingegner Ravi parlava di 60, quindi diciamo un po' ballerino, ma là bisogna capire se le cose vanno, se le cose vanno bene. Secondo me c'è lo spazio per l'ex del polo elettronico e anche di nuova assunzione, perciò siamo preoccupati, perché noi vogliamo che le cose vadano bene, noi non possiamo permetterci un altro fallimento, perché sarebbe questa è la nostra preoccupazione, che noi non vogliamo assolutamente un altro fallimento, quindi vogliamo sapere, vogliamo capire, perché questo è il nostro ruolo, in modo tale che non si possa ripetere quello che è successo l'anno scorso. Non deve essere, anche capire chi comanda, perché là c'è un problema. Quello che noi ci arriva da dentro, che non si capisce chi comanda, se l'ingegner Rave effettivamente ha fatto un passo indietro, se il nuovo presidente che ci è stato annunciato comanda. Questo è un problema secondo noi.